In Austria, la fase 2 dell'emergenza coronavirus è già partita da circa una settimana, con la riapertura di negozi e aziende di piccole dimensioni. La curva dei contagi, infatti, negli ultimi giorni, è drasticamente calata. Ieri, per la prima volta, dopo settimane di smart working, anche il giovane ingegnere piacentino Filippo Merli, che vive e lavora a Graz, è potuto tornare negli attrezzati laboratori dell'Università Tecnica, dove sta seguendo importanti progetti in ambito aerospaziale. Non proprio tutto è stato riaperto, per ora hanno cominciato le piccole aziende e anche noi, per quanto mi riguarda, io lavoro all'Università Tecnica di Graz, non abbiamo proprio rincominciato a pieno regime, non siamo tutti tornati in ufficio, i miei colleghi, molti di loro sono ancora a casa. Comunque qui in Austria non ci sono mai state le restrizioni che sono state applicate in Italia, anche nelle settimane scorse si poteva sempre uscire. Per fare jogging, ad esempio, o per fare una passeggiata. Uno sviluppo positivo dovuto alla rapida reazione del governo federale austriaco e alla disciplina dei cittadini. La politica austriaca e in generale poi gli austriaci hanno preso ad esempio quello che è stato fatto in Italia, perché già poche settimane dopo le misure restrittive applicate in Italia, gli austriaci, pur avendo un livello di contagio molto, molto più limitato, hanno comunque deciso di chiudere le aziende e cominciare con lo smart working qualora ovunque possibile, diciamo così. Quindi sicuramente hanno guardato con attenzione alla nostra situazione, ne hanno preso spunto e hanno applicato provvedimenti molto simili, anche se, come dicevo prima, un po' meno restrittivi. E sicuramente c'è quello che vedo e dai miei colleghi austriaci è comunque una grande solidarietà. Mi chiedono molto spesso come sta la mia famiglia, come vanno le cose, quindi in generale, perlomeno nell'ambiente in cui lavoro, sento un clima di grande solidarietà.